Prima di tutto ringrazio molto dell'invito che mi è stato fatto, vengo molto volentieri perché mi riporta a secoli fa, quando parlavo all'inizio di Centromarca con tanti amici che avevo e che ho. Parto proprio dall'analisi che ha fatto magistralmente Mieli prima, anche se evidentemente non mi è facile pensare al nuovo Rinascimento, perché bisogna vedere come si compongono le cose, e soprattutto mi preoccupa il problema della durata, perché è chiaro che questi bei congressi che hanno riformato il mondo poi sono venuti dopo la guerra dei cent'anni o dei trent'anni, sono periodi un po' lunghi nella mia considerazione. Non so quanto durerà questa guerra, so solo che gli interessi che ha mosso, il posizionamento che ha fatto, non può che essere risolto con un accordo fra la Cina e gli Stati Uniti. E poi da fare, gli altri possono giocare, come l'Unione Europea potrebbe aver avuto un ruolo straordinario. Abbiamo visto che Macron ci ha provato tante volte, poi sono andate insieme i tre leader europei e non è successo niente, proprio perché ormai la nostra divisione, che ancora permane, non ci permette di avere un ruolo dominante nel mondo, e alla fine Cina e Stati Uniti decidono tutti. Perché dico Cina? Perché voglio dire, la differenza fra la Russia e la Cina è talmente grande che è lì il gioco con cui, e la differenza in questo momento fra Stati Uniti ed Europa è talmente grande che è il gioco simmetrico che si ha. È talmente grande perché, per essere molto sintetici, la Cina cresce di una Russia all'anno, mettiamola lì, e poi dopo il resto non conta niente. E la Cina ha un atteggiamento assolutamente ambiguo, no? Giusto la norma che la politica cinese ha sempre seguito, che la guerra la vince chi non la fa, come premessa, ma successivamente la stessa frase di Xi Jinping è contraddittoria, cioè la Russia è il nostro alleato per sempre, però i confini non si toccano. Ditemi voi come possono stare assieme le due cose, e intanto non fornisce nemmeno una pallottola alla Russia che ne ha tanto bisogno. Quindi è lì, nella attesa di vedere di chi vince, di come vanno le cose e di avere qualcosa dagli Stati Uniti, i quali in questo momento soffrono fortissimamente di una inflazione interna, ma sotto gli altri aspetti non sono assolutamente danneggiati da questa guerra. Allora c'è l'appuntamento di novembre di entrambi i grandi leader politici, Trump, cioè Biden, che ha bisogno di non avere il prezzo della benzina che cresce, quindi estremamente attento al problema del petrolio, visto che lo mette in questi giorni, e dall'altra parte la crescita cinese che sta calando di ritmo, per cui non è che il presidente cinese debba essere rieletto, però deve essere nominato, e non sono mica poi tanto gemelli quelli che si siedono attorno al tavolo per la nomina. Quindi c'è questo appuntamento che dovrebbe fare cominciare questo dialogo. E per il resto, Mieli ha detto che durerà a lungo, il segretario della NATO ha detto che durerà a lungo, ho paura che duri a lungo, ma però ci sono questi interessi che si stanno componendo che possono anche rendere più breve questo. Intanto però il mondo è cambiato nei rapporti di forza, e c'è una fortissima spinta, adesso io la trovo anche popolare, dell'Europa, degli europei, di capire che se non ci si mette assieme non contiamo nulla. Questa spinta avrà un esito? Questo è il grande interrogativo che mi pongo. Le premesse ci sono, il senso dell'unanimità nelle decisioni ha scocciato tutti, si comincia a essere realisti,
perché è scritto dappertutto che per cambiare l'unanimità ci vuole l'unanimità, quindi è inutile che noi discutiamo. Il passo è la cooperazione rafforzata, come si è fatto con l'euro. L'euro non è partito con l'unanimità e qui le premesse ci sono, perché mentre la Germania controlla fortissimamente l'aspetto economico, l'aspetto politico per il diritto di veto e per l'arma nucleare è in mano alla Francia. Attenzione che la Francia può benissimo perdere queste prerogative, di fatto, perché la Germania con il riarmo che ha messo sul tavolo va in un altro ordine di dimensioni anche sotto l'aspetto militare. Finora il riferimento dell'industria militare e della politica attorno ad essa è sempre stato francese. Se la Francia aspetta un po' di tempo, va tutto in mano alla Germania e non vi è più l'equilibrio che può creare la nuova Europa. Sarà capace di capire questo Macron? Sarà in grado di poterlo mettere in atto? Le possibilità sarebbero semplicissime, no? Francia, Spagna, Germania e Italia hanno una politica estera abbastanza coincidente. Se si mettono d'accordo, il giorno dopo altri 10 paesi sono nella situazione rafforzata, e la Francia ne è spinta perché ha problemi in Africa che sono drammatici. Cioè abbiamo mezza Libia, il Burkina Faso, il Mali, Centrafrica, una parte del Sudan che sono in mano a quattro mercenari russi e con tutta una tensione antifrancese. Cioè l'idea che un singolo paese possa controllare una politica estera sta frantumandosi, e questo è nell'opinione pubblica. Ripeto, sarà in grado questo di farlo Macron? Ecco, io mi auguro, perché allora il problema dell'Europa nel futuro è un problema diverso da quello che è nel presente. Intanto però questa guerra, cioè la pandemia più la guerra, hanno cambiato il quadro della concorrenza internazionale. Non crediamo alla balla che la globalizzazione è finita. La globalizzazione non è finita, si riforma, si corregge un po'. Corregge un po', non è finita perché è troppo forte ormai il legame del commercio internazionale. Quando io dicevo che la Cina ha bisogno di finire con questa guerra perché commercia 10 volte di più con noi che non con la Russia, pur avendo commerciato con la Russia. Ma un terzo delle esportazioni cinesi sono fatte da multinazionali americane, quindi abbiamo un futuro con un dualismo nella concorrenza. Tutto quello che riguarda il dual, cioè il militare o l'altissima tecnologia, ci sarà una lite tremenda. Il resto continuerà ad andare, secondo me, con un commercio internazionale ancora molto vigoroso. L'esempio è il mese di dicembre, in cui i due presidenti si insultavano, ma il porto di Los Angeles non riusciva a sbarcare tutta la roba che arrivava dalla Cina. Con questo quadro. Ma però c'è una ristrutturazione in ognuna delle tre aree di parte, un resharing, come viene chiamato, di parte soprattutto da parte delle grandi imprese che debbono essere presenti in tutte e tre le aree. Questo è cominciato, e la mia preoccupazione è che il resharing verso l'Europa non sta toccando l'Italia. Cioè, se voi pensate alla Tesla, se voi pensate alle imprese di componenti elettronici, di semiconduttori, stanno andando verso la Germania e verso la Francia, cioè al nord delle Alpi. E non ha alcun senso economico, perché a Dresda c'è una minore produttività di Torino, ve lo assicuro, e i salari sono quasi il doppio. E qui è la questione di rimettere il nostro paese in un gioco internazionale, no? Basterebbe secondo me avere una delle grandi imprese che viene in Italia per cambiare l'immagine totale del paese, e non vengono per i problemi che sono stati toccati in precedenza, cioè il discorso assoluto della mancanza
dell'incertezza riguardo ai tempi, alla giustizia, tutto quello che voi sapete meglio di me, che è inutile che vi ripeta, per cui continua l'acquisto di imprese italiane e non c'è nessun greenfield, non c'è nessuna nuova manifattura. E questo è un problema veramente grave per il Paese, perché questo ci taglia dalla, se non rimediamo in fretta con le riforme, non le riforme edilizie, cioè il PN, non possiamo ridurre il PNRR in edilizia pubblica o edilizia privata. Il problema è fare le riforme che aumentano la produttività futura, e allora investimenti in hardware nelle imprese e riforme nella pubblica amministrazione, perché altrimenti non viene nessun nuovo investimento in Italia. Rimettersi nel giro per non continuare con la contraddizione, stavo facendo in questi giorni i calcoli degli ingegneri che vanno a lavorare all'estero. Dico ingegneri perché ne abbiamo un bisogno terribile nelle nostre imprese, e si laureano nei nostri politecnici e poi se ne vanno, non dico neanche gli uomini di finanza, dico proprio gli ingegneri. E finché noi non abbiamo questo salto negli investimenti e nella riorganizzazione del Paese, non possiamo avere quelle concentrazioni di attenzione e di uomini che hanno fatto sì che la Tesla vada a Berlino e non venga a Torino. Ecco, questo è il mio problema. Allora riprendo quello che ha detto prima Mieli, ecco, inutile che io ripeta, perché cioè le riforme, i cambiamenti che devono essere fatti perché questo avvenga. E c'è urgenza, perché il tempo non è molto. Nel frattempo però il sistema resiste bene. Non siamo in boom come qualcuno sta scrivendo, ci sono sempre le esagerazioni, però gli andamenti del secondo trimestre sono migliori delle previsioni, stretti davvero dall'aumento dei costi e dall'inflazione, però le nostre medie imprese, di cui voi siete in gran parte rappresentanti, resistono bene. Non abbiamo più le grandi imprese e le piccole imprese, le piccole piccolissime di cui parlava prima il Presidente, hanno una produttività estremamente bassa, per cui c'è un grosso compito di prendere anche le imprese fornitrici delle vostre imprese e con una attenzione, una cura, fare in modo, magari con partecipazioni, con la gente, che queste facciano il salto di produttività, perché sono talmente numerose, talmente importanti nel nostro sistema economico, che la produttività non la possono portare avanti solo le 2 o 3 mila imprese medie che rappresentano il nostro sistema. Ecco, questa è l'azione combinata da fare. Le decisioni da prendere, ma queste sono ormai trentennali, no? Ho un problema delle imprese di famiglia e della tassazione dell'eredità per ricomporre a ogni generazione, succede l'ira di Dio, e un aiuto alla concentrazione e alla dimensione aziendale per arrivare, e qual è l'obiettivo, nella piccola nicchia in cui voi in generale agite, essere tra i primi nel mondo. Perché la concorrenza si riorganizza, come ho detto prima, ma solo chi ha... E sotto questo aspetto l'Italia non è strutturata male, perché prendete la moda, gli alimentari, ma prendete anche la meccanica strumentale, abbiamo tantissimi sottosettori in cui il primato mondiale c'è, o comunque si è tra il leader mondiale. Quindi è un'operazione che può essere fatta. Sfavorita da che cosa? Sfavorita dal fatto che voi siete compressi dall'aumento dei costi, che è difficile poter ribaltare sul mercato immediatamente, ma anche in alcuni settori almeno favoriti da un fortissimo dinamismo dei consumi. I dati che ancora non vedo definitivi, ma che stanno uscendo in questi giorni, sono finalmente finisce il risparmio ozioso nelle banche. Vuol dire che la gente
ha voglia di spendere, spenderà più in viaggi che in alimentari, ma il senso che almeno per un trimestre o due noi arriviamo ad avere un andamento buono dell'economia, questo c'è. Poi per l'autunno è inutile che vi ripeta, perché il discorso che ha fatto prima Mutti è un discorso perfettamente perfetto che io condivido. Quindi finisco qui con 3 secondi d'anticipo e vi ringrazio.